E bella a tutti ragazzi, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon Go! È uscito il bellissimo e potentissimo Armored Mewtwo, ora andremo a fare assieme il raid, ma prima volevo dirvi che il 100% di questo Armored Mewtwo è di 1821 punti lotta, mentre quello boostato è di 2276 punti lotta. Quindi allenatori, state ben attenti all'Armored Mewtwo che vi capita, e se vi esce anche dal 1800 in su potete già considerarlo molto buono, perché in teoria è sopra il 90%. Ed eccoci qua, sono arrivati anche gli altri, siamo esattamente sotto la palestra, direi che possiamo entrare. Guardate che bello ragazzi, bellissimo, 41.299 punti lotta, una bomba questo Mewtwo, veramente molto figo. Eccoci qua, siamo dentro, bene, come squadra. Ora vedete, io ho questi, non ho fatto una squadra per Mewtwo, attualmente uso questa qua di consigliati perché va molto bene, poi siamo in 13, quindi scenderà che una bellezza, perché potete farlo anche in, se non sbaglio ragazzi, in 3 o forse 4 se non avete Pokémon molto forti, ideali, ma in 4 con Pokémon maxati dovrebbe andare, perché ho sentito appunto gente che lo ha fatto. In 3 non lo so, qualche dubbio, perché dovete già avere Pokémon appunto molto forti che fanno molto efficaci, super efficaci anzi, però in 4 Pokémon maxati, come ad esempio vedete qui Tyranitar, lo tirate giù che una bellezza. Io ora non sto neanche qua a crearmi la squadra, vado con i miei Tyranitar, vedo che ho dentro 3 Tyranitar al 100% di EV, un Heracross, Tyranitar Shiny all'82, un Tyranitar da 93%. Direi che ci siamo, allenatori? Con questa squadra scenderà, vedete, che una veramente una bellezza. Ci siamo, sta per cominciare. È veramente bellissimo, devo dire, questo Mewtwo, stupendo ragazzi, con questa armatura. Devo dire, essere sincero, che non me la ricordavo così, con questi pungiglioni, possiamo dire, sulla sua schiena, insomma. Sembra quasi un porcospino, per dire, un riccio, pam, con questi aghi. Simpaticissimo, però bellissimo ragazzi, speriamo di che sia alto di percentuale IV e chiaramente di catturarlo, perché non è come effettuare un Mewtwo da Raid X, come abbiamo effettuato Mewtwo nei mesi precedenti, quindi la cattura è un pochettino più complicata. Adesso non so esattamente la percentuale di cattura. A Raid X appunto si catturava veramente che una bellezza, si lanciava anche così facendo solamente un bene e si catturava. Qui da Raid normale livello 5 è un attimino più complicata la cosa. Infatti chi di voi ha effettuato Mewtwo o i vari Deoxys che sono in corso ha potuto vedere che si cattura veramente con una certa facilità, soprattutto se fate le squadre private con i vostri team giallo, blu e rosso, che vi dà più palline, o ad esempio se avete 4 cuori con un amico, effettuate il raid, vi dà sempre più Premier Ball ragazzi, che è molto buona questa cosa, che vi dà una chance in più. Intanto l'abbiamo quasi tirato giù. Ci siamo ragazzi, molto veloci, infatti avete visto, siamo esattamente, vediamo, è giù adesso sui 1000, che 1000 cosa dico, 180 secondi più o meno rimanenti. Abbiamo fatto anche qualche amicizia, ci siamo quasi, vediamo ragazzi a quanto lo abbiamo trovato, spero sia forte. Chiaramente ne faremo altri, però speriamo, questo qua è il mio primo Armored Mewtwo,
Vedete, guardate quante Premier Ball, ci dà 17. Tantissime, ragazzi. Quindi non ci può scappare. Vediamo. 1777. Ora non so esattamente quanto sia. In teoria dovrebbe essere sopra l'80%. Intanto con un ottimo, stiamo a vedere. 1, 2, ah, al secondo è uscito. Andiamo sempre di bacca dorata, assolutamente. Tanto di caramelle Mewtwo ne abbiamo, non dobbiamo dargli la pineapple. Aspettiamo sempre la mossa, ragazzi, anche se ci ha dato 17 ball. Aspetto che fa la mossa, sempre due. Aspettiamo che fa la mossa, stavo dicendo, e lanciamo la ball per non buttare via Premier Ball. Prendiamo la mira. Anche quando fa il salto, che vedete torna giù, si potrebbe tentare il lancio, però con calma. Vedete qua, ho aspettato troppo, infatti è entrato il bene, devo lanciare un attimino prima, si è liberato subito. Appena finisce di fare la sua mossa, lanciamo e si becca l'ottimo o addirittura l'eccellente. Eccolo lì, avete visto. Eccellente, però è veramente complicato, ragazzi, non impossibile chiaramente, ma è fattibile. Allora concentriamoci un attimo, perché olè, dai, subito uscito, porco cane, dai, Mewtwo, non fare scherzi, con le totali 17 Premier Ball che ci ha dato, dobbiamo prenderlo. Ottimo. 1, 2, no, ne abbiamo ancora 11. Voilà. Sempre ottimo, io vado sempre con ottimo, ragazzi, perché sempre due, però ottimo o eccellente, a dipendenza di come lanciamo. Come prima, che ho aspettato quell'attimino in più, se lanciavo un millisecondo primo entrava l'eccellente, però ho aspettato troppo e è andato sul bene. Stiamo a vedere, ragazzi. Dai, fai il tuo attacco, eccolo lì, ottimo, vedete, ottimo, il pallino è grande, quindi lo centrate sicuro e lo catturate, eccolo qua, ragazzi, catturato Armored Mewtwo, bam, voilà, ecco qua, prima cattura di oggi addirittura, ottimo tiro, eccolo qui. Tre caramelle, vediamo, sembra potercela fare, difesa, le sue statistiche, direi un sopra l'80, come detto, sicuro. Ma guardate che bellezza, ragazzi, la coda, poi stupendo, veramente bellissimo, allenatori. E rieccoci qua, l'ho valutato, andiamo a vederlo, data di ritrovamento, eccolo qua, Mewtwo. Con l'armatura Armored Mewtwo, 84% di V. Direi che ci è andata male, ma così, ragazzi. Bene, ma non benissimo. 1777, 1777 punti lotta. Eccolo qua, il nostro bellissimo Armored Mewtwo. Vedete qua dietro, così non me lo ricordavo proprio, ragazzi, con queste cose appuntite. Veramente, guarda, è pazzesco, non ho parole, pazzesco, veramente stupendo. Vediamolo, abbiamo trovato con confusione e divinazione, voilà. Infatti vedete, ho 423 caramelle Mewtwo, quindi se troveremo
il 100% o lì vicino 96-98, potremo potenziarlo tranquillamente. Quindi avete capito perché vado sempre di bacca dorata. Avete visto anche che ho avuto un attimino di difficoltà nella cattura, ma alla fine con 17 Premier Ball mi pare lo abbiamo preso. Erano tante, quindi non ci poteva scappare. Come detto, questo qua è il mio primo Armored Mewtwo. Andremo a effettuarne un altro. Ora in zona non c'è neanche un raid. Intanto ragazzi, prima del raid di Mewtwo ho effettuato uno scambio, ma non ho potuto registrare. Ho registrato solamente il gameplay, che ora andremo a vederlo assieme, ve lo mostrerò. Ho scambiato Rattata a Alola, come potete vedere, perché ne ho trovati ben tre ragazzi. Quindi uno lo teniamo in forma base, l'altro lo andremo a evolvere in Raticate Alola Shiny. E guardate il mio amico cosa mi sta dando. Exeggutor Alola Shiny, che come sapete, come ho detto nei video precedenti, ci tenevo tantissimo a trovarlo, ma non è stato così. Ho trovato tutti gli altri, ma lui no. Eccolo qua, con questa colorazione dorata. Voilà, Exeggutor Alola Shiny, veramente bellissimo. 2226 punti lotta, molto alto. Prima vedete era appena un 16% di IV, ora dopo lo scambio è diventato un attimino più forte, intorno al 70-80 percentuale di IV. Sono veramente contentissimo della cattura di Armored Mewtwo e del stupendo scambio di Exeggutor Alola Shiny. Fatemi sapere se anche voi avete effettuato il raid di livello 5 di Armored Mewtwo, se lo avete catturato e a quale percentuale IV. Sono un po' nascosto dall'ombra, ma per oggi ragazzi da Gamer Joe è veramente tutto. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e se è così vi invito a lasciare un bellissimo like e ad iscrivervi al mio canale. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti hashtag Armored Mewtwo. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao allenatori!